Sì, salve, buonasera, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Questa domenica si celebra la domenica dopo l'Ascensione, perché in settimana si è celebrata la festa dell'Ascensione di nostro Signore Gesù Cristo al cielo. Poi che cosa celebrerà la Chiesa del Concilio Vaticano II domenica? Non lo so e onestamente non mi interessa. Allora, praticamente, che cosa ci insegna questa domenica dopo l'Ascensione? Ci insegna che già da parecchie domeniche i brani evangelici ci ricordano la promessa fatta dal nostro Signore Gesù Cristo ai suoi discepoli durante l'ultima cena. Non lascerà orfani, ma invierà loro lo Spirito Santo, come nato a se stesso, come un successore presso di essi, fino a che egli non ritorni. La Chiesa sa ciò che significhi per sé e per i suoi fedeli, la presenza dello Spirito Santo nell'attesa del ritorno glorioso del Signore. Essa implora incessantemente l'assistenza del Paraclito, suo difensore, consolatore e sostegno. Allora, sono due le letture dei brani del Vangelo di questa domenica. C'è la prima epistola, la prima lettera di Pietro 4, 7, 11, dove praticamente ci insegna che affinché in ogni cosa sia glorificato il Dio, la vita del cristiano, trasformata dalla carità, continuamente dà testimonianza alla presenza e all'azione di Dio in essa. La lettura del Vangelo è quello del Vangelo di Giovanni, capitolo 15 e 16, dove la Chiesa sa che troverà sempre nello Spirito Santo la forza che le è necessaria per rendere testimonianza a Cristo. Vorrei concludere questo video leggendovi l'orazione tramite il mio messale romano. Dio onnipotente ed eterno, fa che ti apportiamo sempre una volontà devota e serviamo alla tua maestà con cuore sincero, per nostro Signore Gesù Cristo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Al prossimo video. Ciao!